Ciao a tutti da un desolatissimo Max Nova che vi dà il bentornati su Pokémon versione argento. L'ultima volta ci siamo lasciati al Parco Nazionale e da allora ho semplicemente rimesso in squadra lo Scyther che avevo preso alla Grapiglia Mosche, perché ho intenzione di allenarlo off-camera fino al livello 18 per... Lo vedrete più avanti. Comunque ve l'ho fatto vedere in modo che siete avvisati, la prossima parte potreste ritrovarlo al livello 18, quindi... Allenato off camera contro Pokémon selvatici, insomma niente di degno di nota. Sarà semplicemente 4 livelli più alto. Io mi devo scusare per non aver caricato video per il fine settimana e qualche giorno di più. Sì, c'è stato un piccolo periodo di silenzio. Ho avuto un fine settimana un po' pieno, avevo un po' di impegni. Tra l'altro c'è stato anche il Milano Games Week e anche l'inizio della settimana è stato un po' turbolento, quindi spero di rifarmi pubblicando più parti al giorno anziché altrimenti questo gameplay finirà mai più e la cosa non è ottima. Tra l'altro volevo specificare anche una cosa un po' strana che avevo detto alla fine dell'ultima parte, ovvero quel discorso del Politoed. Semplicemente ho avuto un piccolo flashback di un Team Combat on Pass, insomma, basato su Staffetta, dove c'era anche un Politoed che serviva per fare cose losche, e si parla comunque di molto tempo fa, prima del 2010, insomma non c'era ancora Pokémon Showdown, infatti era un team che giocai sull'allora simulatore di battaglie Pokémon online, insomma, quindi è passato veramente molto tempo. E niente, oggi si fa finalmente la terza palestra di tipo normale. Qui le allenatrici usano, prima della capopalestra, usano Pokémon di svariati tipo normale, alcuni li abbiamo già visti, come i Sentret, qualcuno avrà un Jigglypuff, Clefairy che forse non abbiamo ancora incontrato, qualche Meow, forse Snubbull, perché non me li ricordo molto bene, cambiano dalle versioni oro argento a cristallo. E l'unico problema è che, nonostante avessi detto sarebbe buono portare tutti i membri della squadra almeno al 22. No. C'è solo Jeth e Mallei e Canoppi sono rimasti al 19, quindi spero di non avere problemi. Nel qual caso sono armato di pozioni e quant'altro per curare i membri della mia squadra. Da notare anche che le bellezze, una volta sconfitte, danno una consistente quantità di dindini e la cosa non può che farmi piacere. E a proposito di dindini, è un peccato che quel Meow sia... Sì, perché si dice Meow contrariamente a Meo, va bene. E invece ha anche giorno paga, quindi... Beh, più soldi. Fantastico. Sarebbe ottimo che si attivasse il rapidartigli? No, non lo fa, quindi... Attacchiamo dopo. Nel caso si attivasse il rapidartigli, attaccheremo più veloce e quindi riusciremo a mandarlo KO prima, qualora si attivi dopo. Rugiton è assolutamente inutile in quanto Konoshoka è una mossa speciale e se tutto va bene quel Meo andrà KO. Perfetto, nessun brutto colpo e Mallei fa il 20. Direi che è il momento di giocarci una pozione. Anche super pozione. Ma sì. Per 7 PS non sto a fare lo schizzinoso. Allora, super pozione. E l'ho per addirittura 4. Bene. Perfetto. Allora, qui dietro l'ho vista prima da in basso a sinistra entrando. Eccola, c'è una che ti fa lo scherzetto. Quando sbuchi dal labirinto di fioriere, Cucù a tradimento. E ha solo uno Snubbull, che per mia fortuna è anche abbastanza lento. Non cercherei di farlo tentennare con botti in testa, ma andrei di tuono shock. Fascino è una ragione in più per essere aver scelto di attaccare con tuono shock. Il calo di velocità però non lo gradisco per niente. Magari non mi paralizzare. Ok, fantastico.
E giù. Bene, allora adesso vorrei fare un piccolo cambio, far fare il 20 anche a Canoppi. Manca solo un'allenatrice prima della capopalestra e potrebbe avere Clefairy, Jigglypuff o comunque dei Pokémon con la mossa Kanto, molto fastidiosa. Adesso vediamo. Jigglypuff, quindi vediamo, starà tutto a quanto danno gli facciamo con Incornata di Canoppi, che non abbiamo mosse più potenti al momento, purtroppo. E wow, non era nemmeno un brutto colpo? Quindi, beh, buono, ottimo. E Canoppi fa il 20. Un altro Jigglypuff, quindi forse tre Jigglypuff. Non è un problema, tanto abbiamo Canoppi che fa dei danni enormi. Mamma mia! Quindi quello di prima era un danno minimo? Sì, l'avevo già detto, vero? I danni degli attacchi hanno una piccola costante casuale di variazione del danno che va da 0,8 a... No, quindi vuol dire che quello di prima era un, come si suol dire, roll basso nel danno. E l'attacco di questo Heracross veramente si dimostra ancora una volta oltre le mie aspettative. Bene, siamo alla capopalestra e direi che è il momento di, come si dice, mettere le carte in tavola. I suoi due Pokémon non sono... Cioè, sì, sono molto fastidiosi. Il primo un po' meno, il secondo un po' di più. Clefairy potrebbe fare la mossa peculiare di questa palestra, ovvero attrazione, quindi rendermi l'attacco più difficile. Invece no, oppure poteva fare, non lo so, metronomo, tirare fuori un'improbabile ghigliottina e one-shottarmi subito. Non si sa mai. Attenzione a quel Clefairy, può essere, come avete visto, un Pokémon totalmente inoffensivo, come potrebbe essere fortissimo. Ma ora il più fastidioso, Miltank. Anche Miltank possiede la mossa trazione, rotolamento che aumenta di potenza ogni colpo, pestone che fa tentennare e qualora fosse più veloce, e invece si attiva il rapido artigli, parte la tuona onda e Miltank rimane paralizzato e quindi con una penalità sulla velocità davvero consistente. Ora potrei spammare un po' flash per diminuire la precisione, ma tra paralisi e botti in testa, mamma mia che poco danno. Abbiamo fermato la carica di rotolamento e quindi non resta che colpire duramente con tuoni shock fino alla fine. Tra l'altro, se riuscissi a far prendere danni, mamma mia che male. Avete visto, no? Basterebbe un altro pestone che mi manderebbe KO. E ovviamente lo fa. Un PS? Io tento il tuono shock. Se basta, tanto di guadagnato, tutta l'esperienza andrà su Malley. E no. E invece sì, e così Malley farà anche il 21. Perfetto. Chiaramente un salto al centro Pokémon dopo sarà obbligatorio. Bene. Vabbè, non sarebbe stato un problema da molto anche se fosse andato KO. Avevo altri due Pokémon, tra cui uno con un attacco esagerato. Anche se sprovvisto di mosse lotta, ma è un problema che risolverò fra poco. Bene, chiara battuta e altra medaglia. Beh, no, non ancora presa. Ora gentilmente riprenditi, non fare l'infantile e grazie mille della medaglia piana. E di un MT anche, beh, non molto utile, non me la vedrete usare. Sì, è attrazione, ma non gli trovo una particolare utilità. Ora possiamo proseguire tranquillamente verso la prossima città, se non che c'è una piccola cosa da fare prima. Perché se ben ricordate, sul percorso 37 ci è stata bloccata la strada da un... Non ci giri intorno, ebbene sì, da Sudowoodo. Che essendo un albero fossilizzato, quindi di tipo roccia,
l'acqua di questo annaffiatoio gli darà molto fastidio e chiaramente lei ce lo consegna solo dopo aver vinto la medaglia, perché è una persona cattiva e non ci vuol far proseguire. Ora, no, non farò un taglio. Rimetto in sesto la squadra e parto alla volta del percorso 37. Forse sarebbe una buona idea controllare anche quante ball ho con me. Sì, bene, grazie, arrivederci. Allora, 3 megaball. Però anche 10 pokeball, provo a farmele bastare. E via. Ok, eccoci sul percorso 37, dallo sudovudo. Anticipo che questa sarà una parte molto piena di tagli, per motivi particolari che vedrete fra poco. E al di là di quello, indovinate un po', questo sudovudo mi serve di un sesso specifico, ovvero maschio, e visto che non è gender locked, basterà fare qualche tentativo, qualche soft reset qui davanti per, beh, incontrarlo del sesso desiderato. Quindi, piccolo taglio. Benissimo, appare lo strano albero selvatico, maschio. Allora, questo sudovudo, quanti danni prende da incornata? Pochissimi. Vabbè che non tanto, non farà altrettanto con flagello, anche perché, ricordo, flagello fa più danno qualora l'utilizzatore ha i PS bassi. Con mimica si frega l'ultima mossa che gli viene fatta contro, quindi può usare incornata per tutto il resto della lotta, sperando che la sua faccia meno danni della mia. E no, si sente propenso alla flagellazione. Va bene. Colpo basso non ci fa niente, perché uno lo resistiamo, due Heracross non è eccessivamente pesante. Direi che dopo un'altra incornata è a tiro di Mega Ball. Continua a fare mosse deboli, questa è una cosa buona, perché tanto qualora facesse sassata sì, farebbe molto più danno, ma comunque non è niente che Canoppi non possa reggere un paio di volte. Bene. Due tick, mi posso accontentare. È un vero peccato che non posso andare a cercare una bruciatura magari con... anche flagello non scherza. Una bruciatura o una paralisi, perché anzi, ricordo che anziché aumentare le possibilità di cattura qua le diminuisce. Perché... beh, il bello della seconda gen. E sudovudo è stato catturato. Pokémon in meditazione si traveste dall'albero per evitare gli attacchi, odiando l'acqua, scompare appena inizia a piovere. Allora, sì, gli do un soprannome perché, beh, per un po' farà parte del mio team, quindi benvenuto Oxilage. Sì, mi sono fregato, probabilmente qualcun altro di voi l'avrà visto, se qualcuno frequenta la board 4chan. Ho visto questo soprannome su un sudovudo, è molto molto bello, mi piace davvero tanto e me lo voglio fregare. Senza vergogna e senza ritegno, perché per quanto provassi a inventare dei nomi belli per sudovudo, ho visto questo, è l'unico che mi continuava a rimbombare in testa, quindi va bene. Senza fare troppi discorsi inutili, prima di proseguire faccio un salto a Violapoli dopo aver parlato con lui, perché dopo aver tolto sudovudo dal mezzo lui ci dà l'MT di spaccaroccia e non vedevo l'ora di prenderla per due motivi. Primo, ora è possibile ricomprare questa MT al centro commerciale di Fiordropoli. Secondo, avevo proprio bisogno di una bella mossa lotta da insegnare come stab a Heracross, che non sarà eccessivamente forte, ma grazie al fatto che stab avrà un danno base di 60 anziché 40, più alla... gli ho tolto furia? Ok, sono stato troppo veloce a cliccare. Non fate mai questa cosa. Poco male, ho perso furia, che non era molto utile, ma non è un problema. Peccato, perché potevo togliergli Fulmisguardo. Perché sono tornato a Violapoli? Non tanto per rimettere in sesto la squadra, ma prima di continuare ci sono un po' di cosette da fare.
vorrei approfittarne adesso, visto che siamo vicini al, come posso dire, alla nostra località di partenza. Ricordo che noi dobbiamo ancora mostrare il Togepi al professor Helm, cosa che provvedo subito a fare, e abbiamo con noi uno Spipi con messaggio da consegnare. Quindi ora deposito, non me ne voglia, il neo arrivato Foxilage. Prendo Togepi, eccolo qui, e mi incammino per Borgo Foglianova, passando per il percorso 31. E intanto è diventata notte. Ah, è vero, l'orologio non è perfetto, quindi... Beh, più bello, così ho una sessione di registrazione che è diurna mista notturna. Ok, tieni lo Spipi col messaggio. Anche lui rivela il contenuto del messaggio e ci ricompensa con a malincuore l'MT50. Dico a malincuore perché non contiene più sostituto, ma contiene incubo, che sì, può essere utile, ma è molto di meglio. Intanto che ci sono, mi frego anche la baccamara, perché no? E procedo senza... Beh sì, posso anche fare, permettermi di far vedere tutto il tragitto verso Borgo Foglianova. Quasi quasi ci starebbe anche il rematch con Gennaro Bullo, che aveva telefonato un po' di volte fa. Mi prendo anche questa bacca, che servirà molto a breve. E qua di sotto dovrebbe essercene un'altra. Eccola lì. Ok. Non penso che userò un repellente per... Ecco, per due passi. Vabbè, posso passare anche di qua. Sotto facevo prima, ma... mi sono ingarbugliato le mani col... col controller. Ecco, non l'avessi mai detto. Perfetto. Quasi quasi vado a piedi, che è meglio. Sto diventando un po' impedito con questo controller. Ora, Togepi al primo slot. Ed Helm rimarrà stupito. Stranamente. E ci dà una pietra stante. Ricordo, strumento non molto utile in questa generazione, se non solo ed esclusivamente per bloccare l'evoluzione dei Pokémon che si evolvono livellando, quindi va a finire nel PC e chi si è visto si è visto. E ora si torna indietro, quindi beh, repellente, tutto il necessario per non farsi interrompere dai Pokémon selvatici. Ora direi che previa sosta in un Pokémon Center posso tranquillamente proseguire sino alla prossima città, finendo il percorso 37, ma sì, passo dal di qua, così non devo fare l'animazione di taglio e tutto il resto. Non me ne vogliate, piccola sosta, sì, va bene, il repellente finito. Tra l'altro, dalla prossima città in poi potrebbe essere già accessibile il super repellente, che è molto molto meglio del repellente normale, e ancora meglio in rapporto qualità-prezzo del repellente max, che con 200 soldi, insomma pochi dollari in più o pochi soldi, come li vogliate chiamare, permette di fare solamente 50 passi in più protetti dall'effetto del repellente. Foxilage torna in squadra e via, e rieccomi sul percorso 37. Manca veramente poco alla prossima città, giusto un paio di allenatori. Direi di sì, posso mandare Canoppi ad allenarsi un po'. Per il momento Foxilage lo risparmio e niente. Allora, loro potrebbero avere o una accoppiata Jigglypuff Clefairy oppure i due Pokémon di fuoco di questo percorso esclusivi delle versioni.
Ok, no, Jigglypuff più Clefairy. Vediamo quanto fa Spaccaroccia. Tanto. Buono, perfetto. Avete visto, no? Non è stato un brutto colpo, niente. Semplicemente stab più super efficace. Chiaramente questa mossa, qualora fatta su... Beh, non è ne... ad esempio non... Ripeti. Totalmente inutile, visto che ho fatto una mossa più che efficace contro di lui. Comunque. Sì, perché come ricordo che come avevamo visto che qui si trova Vulpix, in questo percorso sì, si possono trovare Vulpix su argento, Growlithe su oro. E si trova anche un nuovo, oltre Ladybug e Pidgey o Oututu la notte, qui si può trovare anche un nuovo Pokémon che non abbiamo mai visto, ovvero Stantler. Se lo incontro dopo lo faccio vedere. Adesso devo fare un cambio tattico. No, direi di lasciare Canoppi. O forse no. Forse è meglio mandare Malley davanti. Questo allenatore è particolarmente sadico. Perché, beh, forse lo dice anche lui. Esattamente. Questo... Non trovo le parole per descriverlo. Praticamente ha un... Fare particolarmente attenzione a lui perché ha un Drowsy con sia ipnosi che mangiasogni. Tenderà a spammare quella combo, quindi recupera PS, non ti permette di attaccare. La cosa più sensata da fare è subito rompergli le scatole con mosse di stato, addormentarlo a sua volta oppure una paralisi più botti in testa, come vedete. È il problema. Beh, è risolto anche dal fatto che Ipnosi ha una precisione molto bassa. Però qualora dovesse entrare, sostituire subito il Pokémon addormentato, altrimenti quel Drowsy recupera molti PS. Ora, non uso repellenti per provare a far vedere che si trova anche Stantler, qualora dovesse uscire. Faccio pochi tentativi, dopodiché proseguo. Inoltre, qui sulla destra... Nuove Gicocche, la rossa per la Love Ball che aumenta le possibilità di cattura di Pokémon di sesso opposto a quello in campo. Una Gicocca blu per fare la Luna Ball, una Ball che aumenta le possibilità di cattura sui Pokémon che evolvono con la pietra lunare e quindi solo 4 alla fine. E la Gicocca nera, la più utile delle tre a mio parere, che permette di fare la Peso Ball utile contro Pokémon pesanti. Allora, un altro tentativo. Ed eccolo qua, Stantler, il nostro Pokémon. Beh, è una renna alla fine, sì. Di tipo normale, che ha accesso a ipnosi. Non lo cattura, era solo per farlo vedere. Ha accesso a ipnosi, buone mosse stab come sdoppiatore pestone. Se lo volete usare, usatelo. Non posso far altro in questo centro Pokémon dopo essere entrato perché c'è una piccola cutscene. Ovvero, ci viene introdotto Bill. Nostra vecchia conoscenza di Kanto, residente a Miramare sopra Celestopoli nel suo laboratorio, che ha inventato il Poké Trasporto, ovvero no, la Tempo Capsula, ovvero lo strumento, chiamiamolo strumento, la macchina che ci permette di far scambi con i capitoli precedenti della serie, quindi in quello che sarebbe il passato di questo gioco. Torno subito indietro a Fiordoropoli, quindi mentre torno a Fiordoropoli, lui ci ricompensa per aver consegnato il suo messaggio con un bel PS su che provvedo a dare subito a Jet, perché Quilava non è noto per la sua quantità di PS, quindi se posso rinforzarlo un po' da quel punto di vista, ne approfitto volentieri. Dov'è? Eccolo qua. Non ne guadagnerà tantissimi, ma meglio di niente. Perché? Per me è essenziale ritornare a Fiordoropoli ora. Bill, dopo averci incontrati ad Amarantopoli, torna indietro a casa sua, non meglio, nella sua nuova casa, e ci consegna un bellissimo e ben voluto esemplare di Eevee. Come il Sudowoodo, quest'Eevee non è gender lock, quindi può essere sia maschio che femmina, e
potrebbe esserci per l'ultima volta, lo prometto, un piccolo taglietto e finalmente tutta questa storia del mi serve maschio, mi serve femmina finirà una volta per tutte. A fra poco. Perfetto, Livy è già capitato femmina, mi sono avvalso dell'exploit del dare il nickname a un Pokémon così non devo aprire il menu della squadra e tutto quanto. E ora, signori miei, siamo alla conclusione di una macchinazione infernale, diciamo così. Come si suol dire, and now it all comes together, ovvero... Perché ho cercato tutti quei Pokémon di... sessi ben definiti, vorrei sfruttare proprio durante il let's play una funzione nuova di questa generazione. Mi voglio avvalere dell'utilizzo di allevamento e meccaniche dello stesso, quindi deposito momentaneamente tutti i miei membri del team, lascio in squadra soltanto Malle, Eevee e mi serve a presto Jet. E l'ultimo che mi serve è lo Slowpoke. Cosa ho intenzione di fare? Slowpoke, intanto voglio subito sfruttare il fatto che esistono già i gruppi uova. I Pokémon non si accoppiano soltanto con Pokémon della propria specie, ma più precisamente del proprio gruppo uova. E la prima cosa che voglio fare, visto che Slowpoke, oltre che si dice facente parte, vabbè, fa parte sia del gruppo uova, acqua, oltre che campo, voglio fargli fare un uovo con Malley, cercando di far nascere un Marip maschio che conosca la mossa maledizione. Stavo per dire la mossa uovo maledizione, no, non è una mossa uovo. In realtà, siccome in questo gioco è una mossa MT, le mosse MT possono essere passate tramite accoppiamento. Ne approfitto, visto che l'MT di maledizione, ovvero la numero 3, si troverebbe fra molto 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 tempo. E così posso far vedere anche un po' le meccaniche di allevamento. Quindi, qualora sarà pronto è una parola brutta però, qualora i miei Pokémon che ho alla pensione faranno un uovo, l'anziano si renderà visibile nel cortile. A questo punto io, visto che la cosa è determinata da passi, avrò da fare un bel po' di andirivieni con la bici, quindi, come avevo preannunciato, a presto! Ecco qua, come avevo avvisato prima, il vecchietto si rende ben visibile nel cortile per farci capire che durante l'allevamento i nostri Pokémon hanno fatto un uovo. Ora io prendo quest'uovo e per come ho fatto con quello di Togepi, ma off camera, lo farò schiudere, ma non prima di aver ritirato anche Slowpoke e Malley dalla pensione. Questo perché la pensione, come vedete, non serve soltanto ad allevare, ma come nella generazione precedente, serve anche a far fare esperienza ai Pokémon passivamente. Così ho fatto, tanto che ci sono, fatto vedere anche questo. E Malley ha fatto un livello, lo Slowpoke ne ha fatti addirittura 4. E adesso l'unica cosa che c'è da sperare è che dall'uovo nasca un Marip maschio. E a questo punto ci vediamo fra poco. E ci siamo, chiusura dell'uovo. Incrociamo le dita perché se dovesse nascere un Marip femmina dovrei riaccoppiarlo con Slowpoke per avere un Marip maschio. Qui tra l'altro, a differenza delle nuove gen, non specifica nato o nata, ma esce dall'uovo. Quindi, soprannome per... Ok, sono anche stato molto fortunato. Buono così. E adesso siamo arrivati alla fase finale del piano malefico. Visto che Marip è del gruppo uova camp, intanto deposito gli altri due. Non me ne vogliate, sì, effettivamente Malley ha fatto un livello passivamente, ma ehi, non me l'aspettavo, sì, ho fatto test per questa cosa, ma non così tanto approfonditi da
prevedere addirittura questa cosa. A questo punto ritiro... Beh, potrei ritirare uno qualunque, va bene anche Foxilage. E la parte finale dell'allevamento sarà fare in modo che Marip faccia un uovo con Eevee e gli passi la mossa maledizione. E a quel punto credo che sia chiaro a tutti dove, esattamente dove voglio arrivare. Ovvero ad avere un Eevee nato da un uovo, quindi livello un po' più basso, in modo da farlo livellare io stesso, in modo che abbia la felicità aumentata e la mossa maledizione. E maledizione delle due nuove evoluzioni, si sa a quale si addice di più. Ma lascio tutto a fra poco, mostrerò la... come posso dire, la... l'avviso di ritrovamento dell'uovo e... a dopo. Ok, ci siamo. Sono ben contento che Eevee abbia avuto un uovo. Ritiro i miei due Pokémon giusto per farvi vedere anche a che livello sono arrivati. Non tanto, mamma mia, 4.000. Questa cosa mi porterà via un po' di dindini, ma vedrete, ne varrà veramente la pena. Vabbè, Eevee è arrivato al 21. Chiaramente qualcuno volesse può conservare l'Eevee fino al momento di mettere le mani su una pietra tuono, pietra idrica o pietra focaia e fare un'altra delle evoluzioni disponibili. A questo punto direi che li posso depositare, ritirare tutto il mio team e... direi che ci siamo. Faccio schiudere l'uovo e vi presento quello che uscirà, che sarà il nuovo membro del mio barra nostro team dell'avventura. Allora, io scorro un po' tutti perché non mi ricordo dove li ho messi. Scyther, sì, avevo detto che l'avrei tenuto, ma non sarà in grafica ovviamente. Ma Jet e Malley, ok. Allora, a questo punto io non ho più niente da fare qui se non schiudere l'uovo e andare oltre. Quindi lo metto anche al primo posto. Foxilage è uno strumento? Ah sì, gli avevo messo una ghicocca bianca off camera perché avevo lo zaino completamente pieno. A quello porrò rimedio tra una parte e l'altra. A questo punto, ultimo taglio della puntata e si spera ultimo taglio in via definitiva e ci vediamo fra poco quando si schiuderà l'uovo di Eevee. Bene, signori, ci siamo. Ultimo uovo di questa parte e speriamo anche della giornata, perché voi l'avete visto velocemente mentre io, diciamo che mi sono, come posso dire, no, annoiato no perché non è vero, però insomma un po', vabbè, non riesco a trovare la parola giusta, comunque non era annoiato. Quindi Supernova Eevee, sperando sì, è maschio, fantastico, così posso dargli il nome che volevo, ovvero Cameron, perché è dedicato a una persona che mi sta seguendo, che tra l'altro mi segue dall'America, insomma. Quindi benvenuto Cameron, fatemi dare un'occhiata, sembra molto buono, sì, e come potete vedere è nato con la mossa MT, che sia un MT, non uovo, maledizione. Quindi, ricapitolando brevemente, e voglio andare a piedi perché mi va. Abbiamo fatto fare un uovo a Malley e uno Slowpoke per far nascere un Marip con maledizione, cercandolo maschio, anche se a fortuna è nato subito così. Abbiamo fatto poi accoppiare il Marip con l'Eevee femmina dato da Phil per avere un Eevee con la mossa uovo maledizione. Inoltre, essendo nato da un uovo,
La sua felicità non sarà 70 come quando viene ottenuto da qualcuno catturato, ma 120. Inoltre adesso gli faccio anche un taglio di capelli, come lo chiamano loro, o pettinata o quel che è, così sarà già un po' più felice. È a livello 5 e non 20, così potrà accumulare ancora più felicità livellando, e presto, spero molto presto, si potrà evolvere in una delle allora nuove evoluzioni. Ah, aggiungo inoltre due paroline sui sotterranei prima di uscire una volta per tutte. Qui nel fine settimana c'è una vecchietta che vende prodotti d'erboristeria, quelli amari, insomma, polvo energia, radice energia, polvo cura, che beh, nel caso della radice energia sono molto buoni, perché anche se amari fa recuperare gli stessi PS di un'iperpozione, costa di meno. I fratelli capelli sono qui. Il lunedì mattina, e solo il lunedì mattina, qui c'è un rivenditore di tesori, quindi pepite, grandi perle, polvo stella, pezzi stella, che si possono comprare a meno e poi rivendere nei Pokémon Market. A questo punto, con il nuovo... Mamma mia, sono così contento di essere riuscito a farlo nel Let's Play che non immaginate, perché ho fatto test su questa cosa, tipo le uova ci mettevano troppo per essere per farsi, insomma... Ok, si preannuncia una parte parti future molto interessanti. Io qui vi saluto dall'uscita dei sotterranei di Fiordropoli, perché dalla prossima volta ci lasciamo completamente Fiordropoli alle spalle e procederemo dal centro Pokémon di Amarantopoli in avanti. Quindi, ciao a tutti e alla prossima parte. Bye bye!